Grandissimi ospiti per Yant.it, due rappresentanti di Campofilone. Sappiamo che stiamo attualmente nei pressi della famosa sagra, quest'anno raggiunge i 50 anni. Quest'oggi con noi Filippo Giordani, presidente della Prologo di Campofilone. Buongiorno Filippo. E Giovan Battista Marilungo, vicepresidente dell'Unione dei Pastai. Buongiorno anche a Gianfì, dopo vi sentiamo col microfono. Allora, innanzitutto parlavamo di questo cinquantenario, ci sono tante feste che avete cercato di per arricchire questo evento, ci sono 50 anni, mezzo secolo, una cosa importante. Come è cresciuta, e mi stavi dicendo prima in radio, tutte queste cose che stanno un po' preparando all'evento del diciamo 8, 9, 10 e 11 di agosto? Diciamo, stiamo preparando la sagra già da diverso tempo. E abbiamo fatto diverse uscite con i nostri maccheroncini, ricordiamo un evento importante che abbiamo fatto ad aprile, dove siamo stati invitati negli studi cinematografici di Roma dalla Fondazione Fendi per un evento di Quaresima, dove abbiamo cucinato, diciamo, quasi 1400 porzioni di maccheroncini. Poi poco tempo fa siamo stati lì a Porto San Giorgio, lì c'è stato un successo enorme e la cosa che più mi ha colpito è vedere tanti giovani che sono venuti lì al nostro stand a mangiare i nostri maccheroncini, e diciamo che per me è stata quasi una sorpresa, perché ho visto giovani tornare a mangiare la qualità, sì, quali esatto. Sono i nostri maccheroncini. Poi proprio ieri abbiamo terminato la sesta festa analcolica con l'associazione Arcat delle Marche, il presidente Roberto Amadio. E adesso ci stiamo preparando questa domenica per la festa medievale, che è la seconda festa, sempre con i nostri maccheroncini che fanno da primo da piatto, soggetto, da riferimento, soggetto principale. Da riferimento. E poi arriviamo alla sagra l'8, 9, 10, 11 di agosto. Quest'anno ricordiamo che è il cinquantenario, perché è nata nel 1964, però è, per quanto riguarda gli anni è la 51esima sagra. Ecco, ne parlavamo prima, come è cresciuta questa sagra di anno in anno, Filippo, che prima era due giorni, adesso sono quattro, ma sicuramente piano piano arriverà a 6-7, perché dicevi tu, anche se sono 10 giorni la gente viene lo stesso. Diciamo che ci siamo stati un po' costretti a aumentare i giorni, perché in quei due giorni lì la gente era sempre più numerosa. A un certo punto, per soddisfare le esigenze di tante persone che arrivano a Campofilone, abbiamo allungato al terzo giorno, che sarebbe stata la domenica. Se non che la domenica ulteriormente la gente arriva sempre di più, l'abbiamo allungata al quarto giorno, però vorremmo rimanere nell'ordine di quattro giorni, perché per noi è un evento sì importante, però crea anche molti problemi per quanto riguarda anche ai nostri pastifici, che sono i primi diretti collaboratori, perché diciamo in quei quattro giorni loro impegnano il loro personale giorno e notte, possiamo giorno dire. E notte per realizzare la nostra sagra dei maccheroncini, dove loro sono proprio presenti negli stand a cucinarli. Sentiamo a tal proposito il vicepresidente dell'Unione dei Pastai, Giovan Battista Marilungo. Ecco, giustamente si è arrivati anche a costituire un'associazione, perché ne siete tanti, siete cresciuti a livello familiare, ma adesso insomma questo marchio è consolidato, quindi è giusto che ci sia anche un'associazione a tutela. Sì, questa l'associazione, diciamo che è stato, non dico un passo obbligatorio, però visto l'importanza del prodotto, che aveva tutti i requisiti per poter ottenere comunque un marchio di tutela, perché ci trovavamo di fronte a praticamente imitazioni di maccheroncini da tutte le parti, in qualche maniera bisognava trovare una sintesi tra pastai e dire, come dire, trovare un disciplinare comune per poter avere un'indicazione geografica protetta per certo. Tutela di questo prodotto. Quindi siamo arrivati a costituire un'associazione che aveva lo scopo proprio di produrre un disciplinare comune, questo marchio. Integrare questo marchio e poi farlo avere riconoscimento da parte della comunità europea. Ecco, ma il problema non c'era, Filippo, che il giorno della sagra si lavora giorno e notte? Sì, i giorni della sagra purtroppo sono quattro giorni impegnativi, perché l'azienda, oltre il lavoro che ci hanno già in azienda, poi dal pomeriggio chiaramente fino a mezzanotte l'inoltrata si devono dedicare a questo evento, che comunque ha portato a conoscere questo prodotto sempre di più, perché le presenze sono sempre più numerose, per cui ben venga la sagra, ben venga tutta l'ospitalità di Campofilone, insomma, per la gente che viene. Grazie Marilungo, sentiamo nuovamente il Presidente della Prologo. Ecco Filippo, ti chiedevo,
Facciamo prima un paragone di quante persone gravidano di anno in anno. A che livelli siamo arrivati fino adesso? Diciamo che nonostante la crisi il numero di persone è sempre aumentato. E attualmente l'ultima sagra siamo arrivati quasi sulle 13, 14, anche 15.000 porzioni. Per quanto riguarda il numero di visitatori, diciamo che le vie del paese sono talmente affollate che non è facile dare un numero ben preciso, ma intorno alle 30-40.000 persone nei 4 giorni credo che vengono a Campofilone. Ecco, una domanda un po' retorica. Cosa manca al momento, dopo 51 anni, per fare un grande salto? Visto che già il salto grande l'avete fatto, perché sappiamo che tanti vostri colleghi hanno portato questo prodotto in giro per il mondo, arrivando anche alla parte opposta a noi, sull'emisfero diciamo mondiale. Quindi c'è qualche sogno nel cassetto, Filippo, come presidente della Prologo, che vorresti fare da qui a qualche anno? Adesso mi ha fatto una bella domanda che mi mette in difficoltà, perché diciamo per quanto tempo sono impegnato, non ancora il sogno nel cassetto, non è il tempo di pensarlo. Ecco, grande evento, mi piacerebbe invitare un personaggio diciamo famoso che ci faccia onore per la nostra saga, insomma, ecco. Qui ti faccio così un paragone, perché qui qualche giorno fa è venuto un amico mio carissimo che è diventato un po' il marchigiano che è vicino al Papa. Non so se Edio Costantini, ex presidente del Centro Sportivo Italiano, che lui, stando col mondo giovanile, dal 2008 è entrato in Vaticano. Attualmente è il secondo consultore italiano tra i 30 del mondo e praticamente ci ha dato delle opportunità col Papa, e ci sa che un domani gli si potrebbe far arrivare qualcosa in Vaticano. Di no, di no non l'abbiamo detto mai nessuno. Ecco, quindi mai dire mai. Per il Papa non ci sono problemi, insomma, anzi. No, sarebbe, visto che c'è questo marchigiano sarebbe, che potrebbe sì, fare da tramite, noi diciamo che noi già siamo pronti, quindi aspettiamo la richiesta. Quindi questo potrebbe essere un sogno nel cassetto, perché sai, arrivare a portare questo prodotto in Vaticano a Papa Francesco. Io credo che sia più di un sogno questo. Vabbè, ci possiamo lavorare. Ci si può lavorare. Ok, sì, noi ringraziamo per questa presenza, vi facciamo un in bocca al lupo, facciamo la promessa che li andremo a trovare come radio e come sito, sia Filippo Giordani e Giovan Battista Marilupo. Buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.